Care amiche, cari amici, buongiorno. Questa settimana dalla collinetta mediterranea dell'Orto Botanico ci spostiamo ad Isnello, sulle Madonie, un paese di circa 1700 abitanti, ubicato a ridosso di un suggestivo canyon che si sviluppa tra l'altura dell'antico castello e la ripida parete della montagna Grotta Grande che sembra ammantare lo stesso paese. A poca distanza dal paese, nell'area compresa tra il Ponte Mericola e la chiesetta di Santa Maria di Gesù, nonché le pendici sudorientali di Monte Pizzo di Pilo, fino a circa 1000 metri di quota si assiste ad una delle fioriture più straordinarie della Sicilia. All'inizio di maggio e per parte del mese di giugno, giorno dopo giorno la ripida montagna calcarea si illumina di giallo vivo per la copiosa fioritura di un piccolo cespuglio localmente chiamato con il nome di Inistrella e scientificamente noto con il binomio di Genista dei Marcoi. Si tratta di una piccola ginestra, la ginestra di Snello, alta da 30 a 120 centimetri, con rami legnosi giunchiformi, inerme, cioè senza spine, a portamento semisferico. I fiori sono tipicamente papilionaci, appartiene alla famiglia delle fabacee o leguminose, con corolla gialla e riuniti in racemi. Il nome genista potrebbe derivare dal celtico gen, cespuglio, mentre il nome specifico omaggia il professor Giovanni De Marco, botanico di Roma. Si tratta di una specie endemica delle Madonie, esclusiva soltanto del piccolo paese di Snello, il cui status è di entità vulnerabile. Il grado di minaccia è correlato alla estrema localizzazione dell'habitat e alla notevole interferenza antropiche. Da alcuni decenni, infatti, l'areale di questa specie è stato progressivamente alterato dai rimboschimenti, eseguiti con conifere e soprattutto con pino d'Aleppo, che aumentando progressivamente i valori di copertura e spontaneizzandosi, praticamente determina una rarefazione delle popolazioni della Inistrella di Snello. Quest'ultima, infatti, ha bisogno di illuminazione diretta dal sole e mal sopporta l'ombreggiamento esercitato dalle chiome degli alberi. L'ambiente della Inistrella, infatti, è quello della garriga, dove vive insieme ad altre specie come Erica multiflora e diverse entità endemico rare come Elicrisum nebrodense, Mattiola fruticulosa, Centaurea busambarensis, Lomelosia cretica, eccetera, eccetera. Ecco, ormai è tempo di invertire la rotta, bisogna al più presto effettuare un intervento vero e proprio di restauro ambientale, eliminando la pianta arborea, cioè la pineta, che non fa parte storicamente della vegetazione di Snello e delle Madonie, e restituendo lo spazio vitale a questa piccola ginestra che rischia di scomparire. Con l'intervento ci guadagnerebbero un po' tutti. Snello non rischierebbe di perdere nell'arco di 40-50 anni questa preziosa specie endemica esclusiva del suo territorio. Gli operai forestali non perderebbero giornate di lavoro, ma sarebbero coinvolti pienamente nel lavoro di restauro conservativo di questa specie. La natura, sì, la natura ci ripagherebbe e ci ringrazierebbe generosamente anno dopo anno con le copiose fioriture della Inistrella, che finalmente potrebbe tornare nuovamente a far diventare dorata la bianca montagna isnellese almeno per un mese. Appuntamento al prossimo martedì.